Amici del Corriere di Malta, oggi siamo con un ospite speciale, un caffè con Max Leghissa. Allora Max, buongiorno a tutti, tutti gli ascoltatori e tutti i nostri videolettori. Allora Max, tu sei ormai una risorsa per il calcio maltese, stai trasformando la Premier, non solo la Premier maltese, portando un sacco di talenti italiani del calcio italiano qui a Malta. Ma come nasce questa idea? Ti ringrazio, tutti questi complimenti mi fanno arrossire, no? E nasce dal fatto che ero stato comunque diciamo individuato come direttore del Nashar inizio stagione da questo presidente italiano, che poi per motivi personali suoi di lavoro è rientrato in Italia. Quindi, trovandomi sul posto e avendo avuto in un mese il modo di farmi conoscere da altre realtà, il presidente del Mosta, George Galea, capito che potevo essere utile alla sua causa e mi ha tra virgolette fatto andare da loro al Mosta. Beh, questo calcio maltese comunque è molto differente dal calcio italiano, cioè praticamente è completamente opposto, ma tutti questi talenti che stanno arrivando grazie alla tua presenza qui a Malta sta trasformando anche il settore giovanile, che è primo in classifica con il Mosta, grazie anche all'arrivo di molti giocatori da squadre come l'Inter, Bologna e via via discorrendo. Ma qual è l'obiettivo reale del Mosta con Max Leghissa? Guarda, io credo che quest'anno il Mosta sia andato a fare un campionato, diciamo, eccezionale, al di là di tutte le aspettative, proprio perché il presidente, lo staff, Adrian Farrugia, che è diciamo il braccio operativo della società assieme a George Galea, insieme a me hanno deciso di dare un po' un'impostazione un po' diversa rispetto a quello che era successo in passato. Quindi queste partnership con molte squadre italiane, il Bologna, l'Inter, il Napoli stesso, abbiamo preso Bangura adesso, e il Chievo, ci hanno dato questa possibilità di far crescere i loro giovani in un campionato comunque impegnativo come quello della Serie A maltese, della Premier, e allo stesso modo aprire nuove punto partnership, dove nei prossimi anni è previsto che comunque questi top club italiani mandino questi loro giocatori a maturare qui da noi. Quindi l'obiettivo è proprio diventare un punto di riferimento sull'isola per giovani talenti che magari nelle squadre italiane non possono fare un'esperienza così importante come la Premier o comunque un campionato che è quello di Malta, diciamo, dove possono essere formati, diciamo, un po' per formare questi giovani talenti a diventare poi dei veri professionisti. Max, il punto di riferimento sull'isola io lo conosco bene e posso garantirvi che è una persona molto 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 seria, quindi cari giovani, se avete intenzione di fare un'esperienza all'estero, comunque di fare un provino magari del Mosta, il nostro Max Leghissa sarà disponibile, no, ad accoglierli. Oppure sì, no? sì, vogliamo solo talenti, quelli bravi, ecco, quelli bravi. Quindi questo è più o meno il discorso di Max Leghissa. Però vogliamo vincerlo questo campionato con il Mosta l'anno prossimo? Che obiettivo c'è? Questa è la mia ultima domanda e poi ecco. No, guarda, diciamo che dirlo adesso è azzardato, no? Di fronte a club come il Valletta, il Balzan, l'Ibernians, tutte quelle che ci sono davanti, Birkirkara, insomma, è come dire che il Chievo, con il grandissimo rispetto che hanno il Chievo, con cui lavoriamo benissimo, abbiamo dei loro ragazzi qui da noi, e come dico, come se il Chievo volesse vincere lo scudetto, noi ci proveremo sicuramente ad avvicinarsi alle zone alte della classifica nei prossimi anni. E poi se questo è il progetto nostro, in 3 anni riusciamo a raggiungere l'Europa, ecco, per il Mosta sarebbe una cosa veramente storica. Bene, allora questo è tutto da un caffè con Max Leghissa questa mattina, è un po' a Bugibba, siamo a Bugibba infatti, ma noi abbiamo anche trovato una tua foto su Facebook quando eri giovane, che giochevi a calcio. Noi invitiamo voi lettori, adesso la pubblicheremo a fine di questa intervista, a scoprire quale di questi è il nostro Max Leghissa. Bene, quindi da Bugibba insieme a Max Leghissa è tutto, noi vi salutiamo e buon calcio a tutti. Ciao ragazzi.